RCI News. Prima l'ascolto. Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie. A porte aperte. Una produzione RCI News e Caffè Italia. In studio Filippa Dolce e Dario Albertini. Come comunicare col raffreddore quando le M diventano B e le N diventano D? Buongiorno, buongiorno amici di RC News e Caffè Italia, buongiorno Filippa. Buongiorno, buongiorno Dario, buongiorno anche a te, buongiorno a tutti. Tendo, anche se non è più così marcata, a parlare un po' di naso, per così dire, portate pazienza, cose che capitano, ma il titolo della puntata è un altro, vero Filippa? Sì, a te e famiglia. Anche a te e famiglia, di cuore. No, vabbè, dai, perché in questi giorni ci sta tutta. Ci sta, siamo... Sì, no, però vogliamo parlare di quelle cose vergognose che non si fanno, vergognatevi se le fate, di quei, come si chiamano, broadcasting, come si chiamano quei messaggi che vengono mandati a gruppi infiniti dove si fa un messaggio di auguri uguale per tutti. Sì, fai un messaggio solo e con WhatsApp usi la funzione broadcasting. E ecco, quella roba lì, cioè così. Veramente, piuttosto non fateli, per favore, dai, insomma, non si fanno certe cose, anche perché si sgamano quando gli auguri sono mandati così. Ma alla grande, perché, alla grande. E quindi non è simpatico, non è bellino essere messo nel gruppo. Quindi, cioè, poi... io capisco che avete 327 contatti al minuto, però voglio dire, evitate, fate una scelta. Ma sì, in effetti devo dirti, condividere con chi ci ascolta, che quest'anno, a costo di risultare come minimo svagato, se non antipatico, io non ho fatto auguri a tutti a pioggia. Allora, i messaggini broadcasting non li ho mai fatti, però c'era comunque quel rituale, no? Invece quest'anno ho selezionato molto, proprio per evitare quel messaggio standard che a te e famiglia accompagna qualcos'altro, che non è semplicemente tanti auguri, no? Infatti, cioè... No, vabbè, dai, però... Non lo so, cioè c'è questa, vedi, ancora una volta questa storia qui di messaggiare in questa maniera, diciamo così, forsennata e senza logica, fa parte della non comunicazione all'interno del mondo della comunicazione. Cioè, io comunico con tantissime persone ma non dico nulla a nessuno di questi, perché in realtà non sto comunicando, non sto creando relazione, per cui tanto vale non farla. È la negazione della comunicazione degli auguri, un messaggio fatto così. E qui potremmo tornare sul senso della parola amicizia, che l'uso dei social ha ampiamente travisato. Io recentemente, proprio a ridosso del Natale, ho fatto degli auguri così pubblici, corali, scrivendo amici di Facebook, amici che boh, perché c'è relazione e c'è o dovrebbe esserci una comunicazione dedicata a ciascun tipo di relazione, cosa che invece da quando ci sono i social si è un po' massificata, no? Sì, è un po' anche quando, non lo so, perché hai scritto la data del compleanno nel tuo profilo, poi ti arrivano 3 milioni di auguri da persone che tra l'altro non senti mai, o da persone che addirittura non conosci, per cui, cioè, non è, vabbè, non lo so, sono delle robe che a me lasciano un po'... così, lasciano pensare, cioè sono punti di riflessione che uno deve, forse bisogna anche approfittare di questi momenti per chiedersi: ma dove stiamo andando, dove sto andando io, dove voglio andare io? Perché non è un andazzo carino quello che ha preso la società e la socialità. Assolutamente no, non è un andazzo carino, credo che sia la migliore definizione,
per aprire praticamente una puntata di A Porte Aperte, quella del 29 dicembre, quindi l'ultima del 2022, in cui da un lato vogliamo tirare un pochino le somme e anche avere l'opportunità di riprendere alcuni temi che abbiamo trattato nelle puntate dell'anno e che richiedono e richiederanno sicuramente di essere ulteriormente approfonditi, ma anche per prendere come pretesto, o per meglio dire spunto, quella che è la comunicazione dei giorni di festa per fare un passo più in là. Cosa ne dici, Filippa? Non sappiamo dove, però, nel senso che ci saranno sorprese all'inizio del prossimo anno e poi ve le diremo man mano. Assolutamente, diciamo così. Sì. Non siamo in grado di dirlo ora, cioè non abbiamo ancora spacchettato il 2023, deve ancora arrivare, per cui ecco, lasciamo la suspense, no? Il 2023 con la nuova edizione, o meglio quella che proseguirà dalla prossima settimana di A Porte Aperte il giovedì alle 10, è lì sotto l'albero, impacchettata. Non sappiamo, come diceva Filippa, neanche noi cosa c'è dentro. Sappiamo per certo che ci saremo, mi auguro, per quanto mi riguarda, con una voce migliore di quella di oggi, per continuare a parlare di comunicazione per altri aspetti che ancora non abbiamo toccato, per continuare ad approfondire quelli che in fondo, Filippa, la comunicazione è un grande scatolone in cui c'è tutto ciò che ci riguarda, no? E non, assolutamente, e non sì, c'è... è così, la comunicazione è relazione, per cui c'è veramente tutto. Quindi se vi hanno regalato un pigiama e voi non avete trovato parole migliori che un grazie con una smorfia al posto del sorriso, se proprio il brasato di vostra suocera non vi è piaciuto e state cercando una modalità per farle capire che non lo deve rifare, noi insomma, magari non di brasati e non di pigiami, ma sulla comunicazione continueremo a dirvi delle cose. Siamo arrivati al momento della prima pausa, Filippa. E facciamola A Porte Aperte, tema a te e famiglia, fra meno di 3 minuti. Caffè Italia, ogni giorno raccontiamo storie. RCI News. Prima l'ascolto.
a porte aperte. Mi è venuto in mente, Filippa e cari ascoltatrici e ascoltatori, un film, non ricordo il titolo però, protagonista è Jerry Calati, molti anni fa, che in autostop raggiunge Napoli e il camionista gli chiede se conosce il napoletano. E Jerry Calà, nel suo personaggio, snocciola tutte le parolacce che conosce, no? Perché sostiene che è abbastanza. Questo a te e famiglia, poi io... Assurdo. Infatti, mi ricorda un po', io che ho le mie origini pugliesi, no? A Mamat e Assort, che non è esattamente una cosa bella. Anzi, non lo è. No, io penso veramente, poi noi di fatto cazzeggiamo molto, devo dire, a me piace molto perché la leggerezza è una forma di comunicazione che amo, e per dire, insomma, lo facciamo per dire delle robe che hanno un senso, non sono vuote di senso. E penso una cosa, Dario, che il problema esiste da sempre, è un problema veramente che esiste da sempre. Adesso sembra sia aumentato perché abbiamo strumenti tecnologici a disposizione che amplificano tutto, però io penso che di fondo l'origine di questi messaggi che sono vuoti in realtà, insomma, no? È il fatto che le persone non sono abituate a dirsi la verità, e comunicare si comunica attraverso delle frasi fatte, si prova a comunicare attraverso dei cliché, degli atti dovuti, ma questo riguarda tutti gli ambiti. Ora noi siamo ancora nel periodo festivaliero, per cui allora diciamo festivaliero si dice, no, si dice festaiolo. Festaiolo, e quindi anche il regalo fatto per forza, gli auguri mandati per dovere, eccetera, eccetera, fanno parte di questo pacchetto che di fatto ha la stessa origine, cioè non abbiamo il coraggio di dire e quindi di fare la verità. Io penso che sia questo. A proposito di questo, mi hai fatto venire in mente un film che ho visto proprio due sere fa e che si intitola Settembre, con Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi ed altri. Adesso vi dico anche di chi è la regia, Giulia Steigerwald, che è proprio un inno alla ricerca del modo di comunicare la verità. Io l'ho visto su una piattaforma, cercatelo. Come si chiama il film, il titolo? Semplicemente Settembre. Ah, Settembre, ok. E, senza fare spoiler, sono delle storie parallele che poi, come nella liturgia dei film che vivono di storie parallele, si riuniscono sul finale. La storia di una ragazzina adolescente, poi c'è la storia di due giovani donne sposate e la storia di un medico divorziato. Poi ce ne sono altre due storie accessorie, ma diciamo che la struttura portante del film è questa, e il finale è proprio il trionfo della verità. Non posso aggiungere una parola. E non lo devi fare, se no ti odierò. Ecco. Io odio le persone che fanno gli spoiler dei film o dei libri, è una cosa che non sopporto. Però apprezzerai, e spero che chi ci sta ascoltando apprezzi, l'invito a cercare questo film, guardatelo, innanzitutto perché è di una estrema poesia, questo ve lo dico, e poi perché insegna molto sul piano della comunicazione. Filippa. Va bene. Eh no, io già lo sto cercando, scusami, tu mi hai provocato e io voglio sapere che film. Ok, l'ho trovato.
Giulia Steigenwald, sì, è lei la regista? È lei la regista che si cimenta in questo film, di quest'anno fra l'altro questo film, si cimenta per la prima volta nel lungometraggio, devo dire in qualcosa che è davvero una perla. Io sono molto difficile per tutto ciò che è cinema, nel senso che se escono 100 film, 101 non mi piacciono, io sono proprio così, ma questo che promette poco per come viene presentato, proposto, invece poi si conclude lasciando in chi l'ha guardato un gran senso di serenità. Dai, mi hai fatto venire la curiosità, spero di essere abbonata a quella piattaforma che non hai citato, ma ho qualche sintomo da qualche parte. Qualche sintomo? Dice, sì, qualche sintomo, qualche sentore che non è così, ma vedremo come trovarlo. Fantastico. Però guarda, dire la verità, allora, è vero, ora questo potrebbe essere argomento di una puntata secondo me, la verità, la comunicazione, la verità potrebbe essere l'argomento di una puntata, però visto che ne ha parlato, insomma, è accennato, facciamolo, diciamo, facciamo un breve cenno e magari lanciamo una domanda e lasciamo la pulce nell'orecchio. Dico, ma è sempre il caso di dirla la verità? Facciamo che sarà l'argomento della prima puntata dell'anno. Ma dai, ma dai. Prima puntata dell'anno che sarà, per la precisione, il giorno 5, quindi vigilia dell'Epifania. Ecco, e quindi va bene. Comunicare, dai, comunicare la verità, sì, no, quando forse, e quando no. No, no, va bene, perché guarda, è un argomento molto ampio questo, Assolutamente. Quindi c'è di che parlare. Allora, ritorniamo invece a te, famiglia. Allora, tu rispondi, nel senso, quando ti arrivano quei messaggi che sono uguali per tutti, tu rispondi a quei messaggi? Dipende. Nel senso che se il messaggio broadcasting è stato fatto comunque con un certo stile, tale da non far sgamare il fatto di essere un messaggio standard inviato a 3 triliardi di persone, allora sì. Se invece il messaggio si fa sgamare, no, proprio per principio. E tu? Io? È una domanda? È una domanda. Ah, allora, io rispondo, sì, io rispondo a tutti e li chiamo per nome e faccio a ciascuno di loro un messaggio proprio chiaro, diretto alla persona. È il mio modo per dire, guarda, che non ci vuole molto per fare un messaggio un po' più... Assolutamente sì. Ma anch'io ho fatto così fino all'anno scorso. Poi, non lo so perché, sarà stato un virus, uno dei tanti, o una botta d'orgoglio. No, grazie, ho smesso. Però sì, anche quello. E comunque rispondere in un modo talmente personale che anche la risposta non possa essere riciclata, perché succede anche quello. Cioè ti arriva, certo, cioè tu mandi una risposta standard e te la riciclano? Mi piace, io la ricevo, mi piace, copio e incollo anche per ma no, dai, ma veramente fanno così? Anche per la a te famiglia. Allora, perché il bello di aver dato questa puntata come sottotitolo a te famiglia? Perché è proprio standard, cioè non me ne può fregare di meno. E quindi a te famiglia, quanti contatti c'hai? 2875,6 periodico? Via! Giusto, no? Vabbè, no, non, guarda, proprio non ci posso credere che fanno pure le cose, le copie delle risposte. Succede. Oppure quelli che alla fine del pranzo infinito natalizio, no? Si ricordano di non aver mandato un messaggio a qualcuno e quindi ti arrivano questi messaggi a distanza di ore, a
distanza di, anche di giorni, no? Non lo so, a Santo Stefano ti arriva il Buon Natale, no? Perché dici, porca miseria, non ho mandato gli auguri a questo e a quello, insomma. E non sono, sono carini, cioè a me fanno sorridere, però non mi piacciono, nel senso che lo trovo di cattivo gusto. Una volta mi è capitato in radio di avere un ospite al quale ho detto in diretta, senti, non mi mettere in mezzo a questi messaggi che ho dato a tutti, perché io voglio il mio messaggio, scusi, perché mi aveva mandato un messaggio di questi qua, insomma, di gruppo, no? Poverino, è rimasto senza parole, però l'ho detto così carinamente. Ma lei, che divertente, ha sempre il cronometro sott'occhio, si è resa conto che siamo fuori di 2 minuti? No. A porte aperte a te e famiglia fra meno di 3 minuti. Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie. RCI News. Prima l'ascolto. A porte aperte. Dario, se tu sei d'accordo, io vorrei aprire e chiudere una parentesi da dedicare a una persona a me molto cara che si è spenta proprio in questi giorni e che in qualche maniera fa parte del nostro mondo. Si chiamava Nicola Bravo, sì, ed era direttore esecutivo del Festival dell'Editoria Indipendente Una Marina di Libri. Era presidente del centro commerciale Natura Piazza Marina e dintorni e direttore esecutivo appunto della rassegna che conosciamo tutti, è diventata una rassegna molto bella, molto importante, che si svolge qui a Palermo e coinvolge scrittori, artisti, giornalisti, editori, decine e decine di editori indipendenti. Nicola era, diciamo così, un po' il papà per me di Una Marina di Libri ed era anche un caro amico, per cui mi sembra giusto dedicargli almeno un pensiero, ecco. Hai fatto benissimo. Tra l'altro, se non ricordo male, il direttore artistico invece della manifestazione è Gaetano Savatteri, mi pare. Sì, dall'anno scorso è lui che succede a Pietro Melati. E Pietro Melati, nel corso degli anni abbiamo avuto diversi direttori artistici, sì, da 2 anni e Gaetano, sì. Marina di Libri, Una Marina di Libri, un evento veramente molto bello, diverso dagli altri festival dedicati al libro, veramente a portata di cittadino, perché non è una fiera di fatto, anche se poi nella realtà si presenta così, è veramente l'occasione per percorrere
un itinerario alla scoperta di ogni genere di editoria, con grandi partecipazioni, tra l'altro. Quindi applauso, applauso assolutamente. Sì, applauso, perché per me lui rimane veramente il papà. Io l'ho sempre visto così nel corso di questi 13 anni, tra l'altro ogni volta che c'era una marina di libri al di là, insomma, dell'intervista al direttore artistico di turno, ma per me Nicola era un appuntamento fisso con il quale fare quattro chiacchiere su questo evento. Tra l'altro a me sta molto a cuore, perché è evidente che ci sono pochissime situazioni, tu lo sai meglio di me, Dario, con Caffè Italia te ne occupi, e ci sono pochissime situazioni nelle quali l'editoria indipendente ha un suo spazio dignitoso, per cui facendolo a gomitate una marina di libri è partita con nulla, veramente con nulla, sì, e prima era, io me la ricordo quando era ancora itinerante, no? Sì. Una volta si andava in un luogo, poi in un altro, e da qualche anno invece la fanno in questo luogo incantevole che è l'Orto Botanico, e ha trovato, secondo me, il suo luogo ideale. E Nicola per me rimarrà per sempre il papà di una marina, cioè non lo penso in un'altra maniera, anche se lui ha fatto molto altro, ecco, diciamolo. Applauso, ma applauso non di quelli che si devono fare, ma è proprio un grazie, proprio un grazie per aver portato per le strade di Palermo prima, poi all'Orto Botanico, come dicevo, una manifestazione dedicata veramente al libro che va incontro alle persone in un momento particolarmente delicato. Io, Filippa, nell'arco degli ultimi 30 giorni, quindi proprio a cavallo del Natale, ho avuto notizie in ambito locale e nazionale di tantissime librerie indipendenti che non riapriranno il 2 di gennaio. E trovo che questa cosa sia molto triste. Tu hai parlato di editoria indipendente, sempre molto presente a una marina di libri. Io aggiungo l'ultimo anello della catena, quella del libraio indipendente, quello che offre al lettore il libro sapendo quello che gli sta offrendo da leggere. È un argomento, un altro dei tanti che potremmo affrontare. Scusate, mi si abbassa improvvisamente la voce, ma vi ho già spiegato il perché. Stanno chiudendo tante librerie indipendenti, manca in Italia una legge che regoli il mercato del libro. Manca una legge che impedisca a qualcuno di fare il 25% di sconto e al libraio indipendente di fare quello che può fare, che è poco, per tante ragioni. Manca una legge. Io credo che manifestazioni come una marina di libri, dove accorrono migliaia di persone che hanno voglia di leggere, debba essere un'iniziativa che va avanti, si moltiplica e che diventa uno stimolo per molti a fare qualcosa per una distribuzione del libro che sia veramente vicina alle persone. Manca una legge, se mi consenti sempre il pizzico di veleno, no? Che poi il pizzico di verità, se vogliamo. Manca una legge, di veleno non mi piace, ma critica spero che sia costruttiva. Manca una legge perché manca la volontà di fare una legge, perché in Italia purtroppo gli editori sono intoccabili, e questa legge non manca soltanto per l'editoria intesa come i libri, ma manca per l'editoria in generale, quindi manca per il giornalismo, manca per la comunicazione, manca per molte cose che è intorno all'editoria e intorno agli editori, quei quattro qua gira, e quindi probabilmente qualcuno non vuole, o il legislatore, perdonatemi se io mi permetto di dire questa cosa, probabilmente il legislatore non vuole pestare i piedi agli editori italiani, e questa cosa mi fa dire ancora una volta: smettiamola di prenderci in giro e di dire che noi siamo un paese democratico perché esiste la libertà di stampa, perché non è vero.
Non stiamo facendo, non stiamo facendo politica, ci tengo a dirlo. No, 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 assolutamente. Stiamo facendo un tentativo molto rudimentale di educazione civica per molti che si sono dimenticati che ne abbiamo parlato in una puntata proprio dedicata alla comunicazione attraverso il libro. Quei tanti che si sono dimenticati che ci sono regioni del mondo dove si è imparato a leggere e a scrivere col primo libro della storia, la Bibbia. E allora, per invece parlare in termini più terreni e attuali, ogni libraio indipendente che chiude in una periferia è una perdita per la società. Ogni editore indipendente che non riesce a distribuire i suoi libri attraverso i maggiori canali perché gli costa troppo rispetto all'editore, usiamo un termine di moda, mainstream, è una perdita di cultura, di valore per l'intera società. Quindi voi, Filippa, io come cittadini, è giusto che andiamo ad acquistare il libro lì dove il prezzo gioco forza è più basso. Quindi se è su una piattaforma o se è nella libreria di catena, perché il nostro compito è fare un bel regalo, giustamente spendendo il meno possibile. Però ricordiamoci sempre che c'è qualcuno che non vuole evitare una forma di concorrenza assurda fra chi i libri li stampa e chi i libri li vende. L'ho detto. L'ho detto. L'ho detto. E va bene, e va bene. Noi non le mandiamo a dire. Andiamo, ecco, in pausa. Sì, ci stiamo preparando alla puntata dell'inizio dell'anno. La faremo. Dai, ci sentiamo fra poco. Dai, fra dai. Poco, fra meno di 3 minuti. Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. 'Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray. I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. RCI News. Prima l'ascolto. A porte aperte. Ma voi innamorati, come l'avete passato il Natale? Filippa, dobbiamo pensare anche a chi si è lasciato sotto Natale. Perché ci si lascia sotto Natale? Ah, sapessi. Sotto Natale nel senso prima, sotto Natale nel senso dopo. Ma anche durante.
Durante le feste del Natale? Cioè, certo. Proprio durante la giornata di Natale? E certo, perché durante le feste di Natale succedono le cose più naturali per certi aspetti, ma anche quelle che ti segnano di più. E qui torno momentaneamente serio, anche se detto da me può sembrare improbabile. Io ho delle persone vicine che purtroppo avranno da ricordare il Natale per essersi accomiatate da qualcuno che ha purtroppo lasciato questo mondo sulle feste, no? E quindi voglio dire, poi invece alleggerendo un po', conosco anche delle realtà di rapporti la cui crisi si è conclamata nel corso delle feste. È terribile. Scusa, in che modo? Ormai lo racconti, cioè non puoi lanciare il sasso e nascondere la mano. No, cioè, com'è che si è conclamata la crisi? Che è successo? Se non gli piaceva il pranzo di Natale? Non gli è piaciuto il regalo? Così. No, che in prossimità, lei in prossimità di andare al cenone di Natale a casa di lui e famiglia, gli ha dato latte e famiglia. E perché? Perché glielo devo chiedere, non lo so io, cioè, avranno avuto... Ah, cioè non lo sai, cioè, io pensavo sapessi qual era stato il motivo, cioè magari non gli era piaciuto il regalo, non lo so. O gli era... No, perché fosse stato dopo, va bene, c'è stato il fritto misto che è rimasto lì, no? È rimasto sullo stomaco, poteva essere. La lasagna col sugo troppo dolce, avrebbe potuto essere anche questo. Invece no, non lo so, però la storia è vera. No, niente, devi sempre spettegolare comunque. Ma certo, io mi chiamavano Pierino la Peste. Aiuto, aiuto. No, vabbè, dai, stiamo parlando degli a te e famiglia, intesi come auguri e intesi anche come regali, no? Ma invece tu hai ricevuto regali per forza, nel senso di quelli che si fanno giusto perché te li devono fare. Allora, devo dire che... sono molto grato ad alcune persone che hanno scelto di non farmi un regalo. Ti sembrerà? No, no, va bene, sembrerà, perché così non ti sei sembrerà, costretto a ricambiarlo. Ma non è tanto quello. Anzi, anche quello, scherzi. È molto, cioè, voglio dire, è molto possibile che l'ascoltino la puntata. È veramente... Quindi non puoi dire niente. No, no, è veramente molto possibile. E io sono molto fiero e grato, e non lo dico con ironia, a chi non mi ha fatto un regalo piuttosto che farmelo per forza. No, è vero, cioè, questo è dire la verità per entrare nel mood della prossima settimana. Io trovo, cioè, questo... io ho avuto pochi regali sentiti e ho fatto pochissimi regali sentiti e sono molto felice che chi avrebbe potuto trovarsi nella condizione, a Dario non è che non possiamo regalare niente, invece ha avuto la coerenza di non regalarmi nulla. Io trovo che sia stata una scelta di grandissima dignità. Bello, va bene, contento tu, va bene così. Senti, nei ricicli? No, perché stiamo facendo outing. No, perché mi è andata di lusso. Guarda, te lo dico. Tutti i regali buoni, quelli che non dovevano essere fatti, non so. Te lo dico, io volevo un braccialetto d'acciaio. L'hai avuto. E senza chiederlo l'ho avuto. Ah, poi che altro? Dai, adesso così facciamo. Ma dobbiamo dire regali, ma non si fa. No, non si dice. Eh, ma beh, no, ma dai. No, allora, giustamente, se mi avessero regalato un pigiama, io lo avrei detto e avrei anche detto in maniera sprezzante il donatore. Ma perché ce l'hai con i pigiami, Dario? Scusami, non è la prima volta che tu menzioni i pigiami. Lo devo raccontare, è proprio outing. È proprio outing. Allora, la cosa risale a 46 anni fa. Tu eri, non c'eri. Tu 46 ma anni... 46 anni fa non c'eri neanche tu. No, scusami, 40... te lo ricordi ancora. Eh no, ma io ne ho 54. Cara, ah, ok, cara, quindi dolce. Quanti anni avevi? Ne avevo ben otto. Ah. Ne avevo ben otto. E
due zii della mia mamma che normalmente andandoli a trovare in prossimità del Natale, all'epoca c'erano le 500 lire. Te le ricordi le 500 lire? Sì, quelle hai fatto in tempo a vederle. Sì, c'era ancora la lira quando sono nata. Cioè, allora, normalmente questi due zii allungavano le 500 lire, le 1000 lire a Natale, a Pasqua, la banconota da 10.000 lire. Quel Natale, il pigiama. È stato uno shock. Ma vabbè, ma perché avevi 8 anni, Dario, dai. Perché ai bambini non si fanno regali così, ai bambini si fanno giocattoli, per quello, perché da adulto, perché un pigiama non va bene da adulto, a secondo di che pigiama è una cosa bellissima, secondo me. Io sono un 54enne col cuore di bambino. Ok, quindi a tutt'oggi i pigiama ti fanno questa... Sì, io per il pigiama ho questa cosa. Invece è diverso per le sciarpe che mi sono state regalate in anni passati, per i guanti. Io penso che aprirò una bancarella per le sciarpe, ti dico la verità, perché ne ho ricevute talmente tante che anche basta, dai. Perché la sciarpa è un regalo a rischio. La sciarpa può rientrare nel... Le devo regalare qualche cosa e non so cosa fare, le regalo una sciarpa. Sì, è possibile, sì. La sciarpa purtroppo è rischiosa. Regalare la sciarpa presuppone la consapevolezza da parte del o della ricevente dell'affetto sincero del donatore o donatrice, perché altrimenti proprio ce l'ha ricamato, non sapevo cosa regalarti, beccati la sciarpetta. Infatti, vabbè, no, vabbè, ma il pigiama è bello, a me piacciono i pigiama, mi piacciono molto, non mi dispiace riceverli. Regalate pigiami alla Dolce, astenetevi con me, perché proprio no, però la Dolce gradisce. Sì, ma sono carini, dai, sono carini. Bellini. Io avrei voluto che qualcuno mi regalasse... La pubblicità di quella nota catena Intime, non so se l'avete vista. Io avrei voluto che qualcuno mi avesse regalato i boxer grigio rossi col papillon al centro, ma non ci ha pensato nessuno. Ma dai, ma sono così... No, per favore, non dire che tu sei... Ma sei quello che si mette le cose, l'intimo rosso a Capodanno? No, quelle sono cose che ho lasciato... ad anni più verdi, però una volta sì, lo confesso di averlo fatto. Vado, ci sono tante di quelle paganate per l'inizio dell'anno allucinanti. Allora dai, per esempio, ce l'abbiamo il tempo? No, dobbiamo andare in pausa, però l'esempio... Allora le linkiamo dopo, dai. E allora, a porte aperte, a te famiglia, Filippa Dolce, Dario Albertini. Non parleremo dei boxer rossi col papillon, ma torneremo comunque fra meno di 3 minuti. Caffè Italia. Ogni giorno raccontiamo storie.
CE News. Prima l'ascolto. A porte aperte. Allora, dobbiamo dare qualche istruzione per l'uso, visto che ci sono un sacco di riti pagani che si fanno alla fine dell'anno, all'inizio dell'anno, cioè tra l'inizio e la fine, tra la fine e l'inizio. Allora, diciamo, facciamo un elenco delle cose che conosciamo. Per esempio, sì. Vai, Dario. Ma stiamo parlando... Quelle che portano fortuna, quelle che dicono, ah dai, porta bene, facciamo così che porta bene. Vabbè, parlavamo delle cose rosse. Questa è una. Poi per esempio mettere un aggeggio d'oro o comunque prezioso all'interno del bicchiere con il quale si brinda. Fate attenzione a non ingoiarlo perché non so quanta fortuna vi possa portare. Non è bello. Non lo sapevi? No, non lo sapevo, ma non è bello. Amici medio orientali me l'hanno insegnata questo. Ah. Poi l'uva, mangiare l'uva. Le lenticchie. Lenticchie, anche le lenticchie, sì, quello lo sapevo pure io, però sulle lenticchie so anche di, se non ti va di mangiare, anche perché dopo che uno fa cena, mi devi spiegare perché a mezzanotte uno si deve mangiare le lenticchie, ti vanno di traverso, me lo sono c'è sempre, una roba allucinante. Me lo sono sempre chiesto, infatti io dico sempre, ammollate il cotechino e tenetevi le lenticchie. No, ma a mezzanotte ti mangi il cotechino? Se c'è, sì. Ma dopo il panettone, dopo tutta sta roba lì, ti ritorni a mangiare salato. Oddio, io potrei anche farlo, però non lo so, non mi piace l'idea del mangiare a mezzanotte una roba così che sa di zuppa. E quindi le lenticchie bisogna spargerle ovunque, nelle tasche, nei portafogli, dentro le borse. No, però per il cotechino io faccio un'eccezione. Ma non a mezzanotte. Ma sono senza vergogna sotto questo punto di vista. Va bene, dai, a mezzanotte. No, io sai che faccio? Quello diventa il pasto del primo dell'anno per me. Le lenticchie col cotechino. Perché proprio a mezzanotte no, non ce la posso fare. No, sto cercando spunti per la prossima puntata. La verità è la prossima puntata che ci azzecca gli spunti col cotechino, dici? No, certo, parleremo della verità e anche il cotechino ha una sua verità, se per certo, questo. Certo, assolutamente, anche lo zampone se vuoi. Oh. Senti, ma dobbiamo... No, aspetta, sì. Ma non ne sai altri riti che portano bene? Buttare le cose giù dal balcone... Sì, può portare bene a te, ma portare male a qualcun altro che passa di sotto, dai. Qualche anno fa, molti anni fa, a Roma, mio padre, zona del ghetto, si è visto piovere, non sulla testa per fortuna, un intero letto de fero, come si dice a Roma. Ah, cioè, non cose piccole, c'è cioè pure proprio traslochi. Sì, sgomberi. Tutte le visioni. Come si dice a Palermo, sbarazzi. Sbarazzi. Aiuto. Quindi, aiuto. Buttare via le cose, sì, rientra fra i cosi. Eppure sai una roba che mi sta succedendo in questi giorni? Al di là del fatto che ho tagliato i capelli, ma una cosa che sto facendo in questi giorni è che mi sono messa a buttare via un sacco di roba. Roba che, sai, io per esempio faccio il cambio di stagione e ci sono delle cose che metto su e giù, cioè tutti gli anni e tutte le stagioni. Sì. Ho tirato fuori un sacco di roba, ho detto, ma guarda, magari è la volta buona che cioè, c'è un poco di aria di nuovo nel mio armadio, se non altro, insomma, tra le mie robe. Ma in effetti, diciamolo pure, è l'antitesi, è il contrario... dell'acquistare per sentirsi bene. Ci sono dei momenti in cui il nostro benessere necessita che noi ci si gratifichi comprando, ci sono altre circostanze in cui lo stesso effetto lo si può ottenere buttando via. Sì, perché non hanno senso di esistere, poverini, ci sono robe che veramente mi fanno pena perché non li considero mai, maglioni, robe così, no? Mai messi, dico, ma perché devono continuare a occupare spazio nei miei armadi se poi non li indossi? Per cui dico, vai via, basta, cioè, basta, punto. E quello è il momento. E questa cosa sai che mi piace? Ah, certo. Non interessa a nessuno, ovviamente. No, ma insomma, siamo, voglio dire, siamo in famiglia. Siamo in famiglia. E certo, siamo in famiglia. Noi e
e gli altri che ci ascoltano. Quindi hai tagliato i capelli? Sì, sì. Wow! No, sono... Sì, sì. No, ma aspetta, è ancora peggio, perché quando ti hai tagliato i capelli... Ma è... Vabbè, niente, ho lasciato fare, per cui mi sono ritrovata anche un colore diverso, senza che io l'avessi chiesto. Allora, ho detto vabbè, amiche e amici di RC News e Caffè Italia, fra un paio di settimane, non come oggi che siamo Filippa Dolce nello studio di Palermo e io in quello di Agrigento, saremo nuovamente... Sappiate che se la trasmissione non dovesse andare in onda sarà perché io non ho riconosciuto la Dolce. No, ma ti mando una foto prima, Dario, così ti rendi conto. Così. Anche perché credo che da qui a quando noi faremo la puntata dallo studio di Palermo, credo che li avrò ritinti da capo, perché non mi convince questo colore, per cui non so se riuscirò a tenerlo a lungo. A porte aperte, quindi... l'unica trasmissione dove ci si cambia il colore prima della prossima puntata. Infatti, ma perché che no, dai, vabbè, no. Va bene così, così è come indossare un abito nuovo per qualche giorno. Io farò la permanente per l'occasione, visto che va bene. Okay. Allora, abbiamo un minuto e mezzo di questo A te e famiglia. Senti, io approfitto per dire una cosa, sì. Che è l'ultima puntata di quest'anno, sì. Rivendico la pizza fritta che tu ancora non hai portato. La pizza in padella. La pizza in padella. Mamma mia, cioè, ci fosse una volta che dico come si chiama. Allora, io devo dirlo. Quante puntate sono passate da loro? Un casino, era ancora estate. Niente, cioè ancora io non l'ho assaggiata. Quindi quando faremo la puntata dallo studio di Palermo, al di là di vedere di che colore saranno i miei capelli, che altezza avranno, io mi devo presentare con la pizza in padella. Assolutamente, la fai il giorno prima. E niente, non, oddio, non la mangerò alle 10, ma cioè io non puoi farla franca. Se io mi rifiuto di fare la trasmissione, no, anche perché... un altro anno a porte aperte non andrai in onda se io non avrò, se tu non avrai pagato questo prezzo. No, io non posso farla franca perché Franca mi sta antipatica. Quindi, ecco, appunto. Invece, siccome Filippa mi sta molto simpatica, allora devi fare la pizza. Io dovrò fare la pizza in padella, va bene. Mai avessi parlato della pizza in padella. Io che racconto le storie dell'uomo che cucina, quella non l'avrei, peggio per te. Non l'avrei mai dovuta raccontare. Va bene, e allora di cosa abbiamo parlato? Abbiamo voluto... Tutto. Di tutto. Abbiamo voluto, a modo nostro... qui ad A Porte Aperte, dove per la 36esima volta abbiamo provato a parlare di comunicazione, di ripercorrere un po' i vari temi che abbiamo toccato. E non l'abbiamo fatto, c'eravamo previsti di farlo, ma non l'abbiamo fatto. Ma abbiamo, diciamo, parlato comunque di coppie, abbiamo parlato di libri e di editori, abbiamo salutato un amico, abbiamo parlato, un abbraccio, di chi purtroppo non ha avuto molto da festeggiare, abbiamo parlato di chi si ricorderà il Natale per un amore finito, abbiamo toccato alcuni di quei temi sui quali sicuramente nelle prossime settimane torneremo. Noi dobbiamo fare gli auguri. Ok, a te e famiglia. A voi e famiglia, ma veramente di cuore, da Filippa Dolce e Bertini. Buon inizio fine. 2023. Buona fine 2022, ottimo inizio. È buon inizio, dai, ma è buon inizio, lo diciamo alla puntata dell'inizio, non facciamoli prima. A porte buona aperte. Fine, dai, finite con grazia e fate un po' il punto della situazione, fate un elenco di cose che assolutamente non dovrete fare nel prossimo esatto. L'elenco delle cose fatte male e che non dovevano essere fatte e quindi da non ripetere, ecco, questo si può fare secondo me. Come ha detto Filippa, finite con grazia, ma se grazia non vi piace, giovedì prossimo alle 10 a porte aperte. Ciao! Ciao, ciao, ciao! È così.